Eccoci qui, come promesso, cari amici e cari amiche di Total Photoshop, siamo belli pronti e baldanzosi per il nostro tutorial a sorpresa, che quest'oggi è dedicato ad un semplice ma importantissimo trucchettino per quanto riguarda l'utilizzo di Illustrator. Io sono alle prese con un... la vestizione di un totem, che non è una roba che ha a che fare con gli indiani e strani rituali da farsi il sabato mattina con gli occhi ancora appiccicati dal sonno, bensì trattasi di un lavoro di cartotecnica, per cui abbiamo una sorta di espositore promozionale che il tipografo mi ha passato sotto forma di questo tracciato molto sottile, molto labile, e che io devo andare a rivestire come mi è stato richiesto, in maniera tale da e poi poterlo di nuovo passare al tipografo e mandarlo in stampa. Ecco che però mi si pongono una serie di problemini riguardo all'allineamento degli oggetti all'interno della mia struttura, in modo tale che tutto sia assolutamente in linea con il mio il tracciato di lavoro per quanto riguarda appunto l'aspetto cartotecnico. E perché mi si pone questo problema? Perché tutto il tracciato di lavoro, il tracciato di ritaglio in realtà, che seguirà la macchina per stampare sulla fustella, ossia su quella parte di cartoncino che viene ritagliata secondo questa sagomatura ben precisa, è, come vedete, molto molto sottile, quindi sovrapponendogli poi la mia grafica io faccio decisamente un po' di fatica nel riuscire a sistemare tutto quanto. In questo senso quindi mi viene in aiuto questa simpatica funzionalità di Illustrator che troviamo sotto il menu visualizza e corrisponde alla scorciatoia tastiera Ctrl Y su PC, Command Y su Mac, ossia contorno. Vedete che cosa succede? Mi dà la possibilità di vedere il layout. Adesso blocco il livello dove c'è appunto il tracciato cartotecnico. Mi fa vedere il layout sotto forma non tanto di grafica già renderizzata e pronta per la produzione, ma scusate, proprio sotto forma di elementi, come dire, come si direbbe nel 3D, in wireframe, in modo tale che possa vedere esclusivamente l'ingombro senza preoccuparmi di quello che la grafica mi impedisce di vedere. A questo punto mi rendo conto che per esempio ci sono questi elementi che sono disallineati, e allora li riporto all'allineamento corretto. Magari faccio delle piccole variazioni in termini di ridimensionamento e riesco quindi a riportarmi la mia grafica in modo più preciso, più confacente a quello che deve essere poi il progetto. Poi di nuovo Ctrl Y o Command Y e mi trovo ad avere la soluzione già bella che impostata in maniera corretta. Ho qualche dubbio per esempio per quest'altro elemento grafico, allora sì, è vero che ho utilizzato le guide, ma posso comunque in maniera molto più comoda, non sottovalutiamo il potere della comodità quando stiamo facendo un lavoro che deve essere di precisione ma anche di velocità, cioè dobbiamo essere precisi velocemente, altrimenti rischiamo che per un lavoro da 50 euro ci impieghiamo magari 4-5 ore, e non è il caso. Ecco che a questo punto sono riuscito a ricavarmi veramente lo spazio giusto e il posizionamento corretto di tutti i miei elementi proprio grazie a questa funzioncina semplice semplice semplice. Ripeto, Ctrl Y se siete su PC o Command Y se siete su Mac per visualizzare il contorno della vostra grafica e rendere tutto più facile, più preciso e più veloce.